papà, io ti devo dire una cosa. Con la mia ragazza siamo arrivati a un punto di non ritorno. Litighiamo sempre, non le va bene mai nulla. Ma tu come hai fatto con la mamma per 33 anni? Figlio mio, il tuo è un discorso antico. Noi marito ormai usiamo il cavò. Il cavò? Il cavò, là dentro c'è la soluzione a tutti i problemi. Ma per entrarci devi essere sposato. Ma quindi mi stai dicendo che voi mariti avete trovato il modo per sopportare le donne? Ma certo, se no dopo 30 anni come la soppittassi ancora a tua madre. Il cavò dei mariti è il luogo in cui tutti quelli sposati riportano le loro esperienze di vita di coppia. Questa esperienza viene registrata tramite potenti macchinari che sintetizzano la voce, lo stato d'animo e la situazione. Successivamente tale esperienza viene riversata in dei concentrati liquidi che una volta bevuti attivano dei recettori di sopportazione negli uomini permettendogli immediatamente di evitare ogni tipo di lite. Ogni boccetta viene catalogata ed etichettata con il nome dei problemi che creano le mogli. Il cavò è nascosto all'interno di uno dei bar più sorvegliati ed inaccessibili del mondo. Per entrare nel cavò occorreva un piano di difficoltà estrema, ma siccome siamo uomini... Mi scusi, il bagno? In fondo a destra. Bene, adesso dimmi appena sei in posizione. Ok, sono dentro. Ok, sulla tua sinistra troverai le boccette. Rubale. Che devo fare? Stai calmo, sulla tua destra, pillole di trasformazione. Jumpitech. Fidati. Va bene, la prendo. Adesso cambiati. Jumpitech è basso, sfuggirai alle guardie. Vedi? Avevo ragione. È stato un gioco da ragazzi. Adesso esci con disinvoltura. La missione è compiuta. Buona fortuna. Detienimi la borsa, provo questo di corsa. Che dici, sembro grassa? C'è tutta a metà prezzo, ti giuro faccio presto. Aspetta nel parcheggio, potrei scappare e abbandonarla e riprendermi la libertà. Oh, ma Murri, cosa ci fai ancora lì? Muoviti, guarda, Ibiza è bellissima. Invece sudo nella panda. Chissà quanto ancora ci sarà. Io cerco un presupposto per lasciarla, ma so già che tanto non appena tornerà. Faccio quello che vuole, altrimenti lo so già. Questa notte dormo fuori in balcone e domani neanche mi parlerà. Ma prima o poi arriverà la mia rivincita. Papà, e non c'è nulla da fare, guardami con tua madre.
la vita piuttosto. Ma prima o poi arriva.